Benvenuti anche da parte mia, intendiamoci, e auguri di buon anno, nonostante il freddo e il gelo che si attanaglia in questi giorni, è importante avere il cuore caldo. Allora, siamo sulla lettera ai Filippesi, ci vedremo a Filippi, perché il detto che è riferito da Plutarco. Bruto, l'uccisore di Giulio Cesare, si è sentito dire questa voce. Ci vediamo a Filippi, una voce dall'alto, insomma. E infatti ci sono poi visti a Filippi e lui è stato sconfitto, il povero Bruto. Ma qui siamo nel 42 avanti Cristo, quindi Paolo non era neanche nato ancora. L'ipotesi è che possa risalire a quei momenti là la sua cittadinanza romana, cioè acquisita non da lui evidentemente, ma dalla famiglia, che probabilmente i genitori, insomma, che si sono messi probabilmente dalla parte di Pompeo, ecco, acquisendo dei diritti, perché lui negli atti dice che la cittadinanza romana non l'ha acquisita, lui l'aveva già per nascita, quindi vuol dire che già la sua famiglia, insomma i suoi genitori o antenati, insomma, avevano già questa particolarità, insomma, ecco. Ma quando Paolo arriva a Filippi, siamo nel secondo viaggio missionario, grosso modo prima metà degli anni 50, prima metà vuol dire anzi più all'inizio degli anni 50-51, no? Se non 49 anche, ecco, a cavallo tra i 40 e i 50. Ma probabilmente lui non sapeva neanche di questa cosa, ci vediamo a Filippi, insomma. La città di Filippi si è trovata sull'itinerario che lui doveva fare per scendere, provenendo dall'Asia Minore, no? Entrato in Europa, no? Questo è la prima chiesa europea, è questa qua di Filippi, perché di lì doveva poi scendere giù attraverso la Tessaglia, eccetera, giù fino ad Atene e a Corinto, no? Ma Filippi oggi si chiama Kavala, nel greco moderno, nella Grecia attuale, si chiama Kavala, è sul mare, insomma. E fonda questa comunità di cui non sappiamo come fosse composta. Una cosa che stupisce subito è l'inizio della lettera, che è indirizzata a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Impressionante. Voi sapete, forse abbiamo accennato, che nell'epistolario paolino si fa una distinzione tra lettere autentiche e lettere probabilmente, se non forse, deutero-paoline, no? Nelle lettere autentiche, proprio del Paolo storico, non si parla mai né di vescovi né di presbiteri, mai. E soprattutto sorprende che qui ci sia un plurale. In una comunità così piccola come era Filippi, che doveva avere 20 o 30 cristiani, insomma, mica di più, si parla di vescovi, episcopi, no? Che poi è un termine di derivazione laica, diciamo così, non ha niente di sacerdotale questo termine qua, neanche presbiteri lo avrebbe, ma Paolo non parla mai di presbiteri, ecco. E altrove, prima, già la prima ai Tessalonicesi, che è la prima lettera, ma poi anche ai Romani, eccetera, lui parla di presidenti, cioè coloro che presiedono la comunità. Ecco, e invece qui abbiamo episcopi, ma ripeto, non è che bisogna fare un caso eccessivo, perché è vero che poi in seguito, già le lettere deutero-paoline, poi nel secondo secolo, Ignazio di Antiochia, si parla del, in termini tecnici, del episcopato monarchico. Monarchico vuol dire di uno solo, non c'entra con la monarchia, ecco, certo non sabauda, insomma.
E qui invece abbiamo questo plurale, si vede che plurale vuol dire almeno due. Si tratta di persone incaricate di sorvegliare, di amministrare la vita comune di questo gruppo di cristiani, questo piccolo gruppo di cristiani che erano a Filippi. In Omero si parla di Ettore, che era episcopo della città di Troia. Pensate un po', episcopo vuol dire custode, come dire, anche garante, insomma, che sorveglia la vita della cittadina, ecco. Zeus è detto episcopo, anche lui, insomma. Atene ha mandato degli episcopi in qualche colonia, insomma. E quindi è proprio un termine di origine laica, va bene, che troviamo qui per la prima volta sotto la penna di Paolo, una lettera ai Filippesi, pensate un po', insieme ai santi, che sono, abbiamo già visto altre volte, mi pare, che è la designazione del Paolo storico, di coloro che sono battezzati, che hanno la fede in Cristo, che chiama santi, ne abbiamo già visto, mi pare, no? Con questo concetto di santità non morale, una santità premorale, che consiste nell'adesione a Gesù Cristo come colui, con le lettere ai Galati, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, la santità cristiana fondamentalmente consiste in questo, per Paolo. Non tutti erano d'accordo con lui, i giudeo-cristiani sottolineavano molto di più l'importanza delle opere, ma Paolo, nella lettera ai Galati, l'ho visto l'anno scorso, mi parla della lettera ai Galati, parla di falsi fratelli che insidiavano la libertà che lui aveva in Cristo, lui e i suoi, insomma. Ma insomma, non dilunghiamoci su questo. I vescovi e i diaconi, è interessante comunque rendersi conto che anche una piccola comunità aveva dipende dal freddo e il gelo. Non qui, Dunque di una comunità che non è un mollusco, cioè una comunità vertebrata, cioè voglio dire, che ha una sua struttura interna, denominata proprio con questi appellativi di vescovi e di episcopi. A dire vescovo non è neanche bello, dovrebbe lasciare il termine, come diciamo, apostolo è un termine greco, mica italiano, così episcopo è un termine greco, e poi per motivi di pronuncia si è poi variato, insomma. E i diaconi sono, diaconos vuol dire servo, non schiavo, Paolo, per esempio, nella lettera ai Romani si definisce schiavo, servo, noi traduciamo servo, ma il termine greco doulos è diverso da diaconos, qui sono diaconi. Beh, però c'è servi di Cristo Gesù. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, sono douloi. Doulos è la persona che non aveva personalità, un individuo che non aveva una personalità giuridica. La personalità giuridica era data dal padrone, da colui o da coloro che si servivano. Invece diaconos è una funzione, insomma, sociale, va bene, che può essere di uomini liberi, intendiamoci. Ecco, comunque, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro, del Signore Gesù Cristo, la formula di saluto si trova in molte altre lettere. È da un po' di giorni che ho questa tossetta, quindi non spaventatevi. La lettera inizia con un rendimento di grazie. Rendo grazie al mio Dio, una prassi corrente anche nella epistolografia antica. Noi abbiamo testimonianza di lettere originali che sono giunte su papiro, proprio testi originali, che dopo il saluto iniziale cominciano con un ringraziamento a un Dio, va bene, che permette il rapporto, no, l'incontro. Comunque,
cioè è una formula epistolare, va bene, corrente. Paolo, se fosse vissuto oggi, avrebbe usato forse gli SMS o Facebook, non so io. Qui si adeguava allo stile epistolare antico, insomma, non ne conosceva altri, c'era questo e basta. Il ringraziamento che lui fa è per la gioia che lui ha della situazione filippese, insomma, quando prego per tutti voi lo faccio con gioia, a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo. Più avanti, poi lo vedremo altre volte, dirà che i filippesi gli sono venuti incontro per primi, anche con degli aiuti concreti. Evidentemente in altre chiese, almeno precedenti, di viaggi precedenti, questo non era avvenuto. Comunque, dal primo giorno fino al presente, sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi questa opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il giorno di Cristo Gesù è l'ultimo giorno, insomma, il costrutto è ebraico, è vetero testamentale, il giorno del Signore, il giorno di Adonai, a partire dal profeta Amos nel secolo VIII avanti Cristo, si viene coniato questo costrutto, il giorno del Signore, che è il giorno della manifestazione ultima e che si ritrova nel Nuovo Testamento, ma ripeto, come derivazione ebraica, non greca. Nella grecità non c'è il giorno di un certo Dio, è in Israele che c'è il giorno di Dio, di Adonai, potrebbe dire Yahweh, ma veniamo consigliati di non usare questo nome, perché gli ebrei non lo usano mai. Quindi è giusto del resto che io provi questi sentimenti perché vi porto nel cuore. La lettera ai filippesi forse... Io dico così, con una sgrammaticatura, è la più lettera. Cioè, è molto personale, perché sente, Paolo sente proprio un rapporto molto personale, molto intimo con i filippesi, per motivi vari, già detto, appena accennato, dell'aiuto, insomma, dell'accettazione, dell'accoglienza che lui ha avuto nella città di Filippi, ecco. Quindi vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo. Voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. Quindi quando scrivo questa lettera, Paolo era già stato a Filippi. Tanto c'è un problema, quando Paolo ha scritto questa lettera? Lui è in una situazione di prigionia, come dirà poco dopo al verso 13, io sono prigioniero per Cristo. E si discute quando sia stata questa prigionia, quindi di quando e di dove sia stata scritta. Una posizione tradizionale parla della prigionia di Roma, l'ultima prigionia, no? Un po' qualcuno fa notare che è poco pratico mandare una lettera da Roma a Filippi. E allora c'è chi ipotizza che Paolo abbia subito una prigionia a Efeso, perché nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo primo, versi 8-9, dice: noi non vogliamo che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia, Efeso era il capoluogo della provincia di Asia, ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo in fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Di una prova del genere, nel libro degli Atti non c'è notizia, se non il fatto che a Efeso Paolo ha incontrato comunque una difficoltà, perché c'è stata una sollevazione degli argentieri, perché insomma lui predicava sulla base della sua matrice anche giudaica, insomma, che non si possono avere statue, ecco. Adesso poi l'arte è cambiata, la storia dell'arte è cambiata molto nel cristianesimo, ecco, ma all'inizio si combaciava con il giudaismo da questo punto di vista. Ecco, allora era stato accusato, c'era stata una discussione addirittura nel teatro di Efeso,
Ecco, questo lo racconta il libro degli Atti, ma qui dice abbiamo ricevuto la sentenza di morte, dice Paolo. Insomma, si ipotizza che Paolo a Efeso abbia sperimentato una prigionia e che di lì, da Efeso, abbia mandato la lettera ai Filippesi. Perché la presenza a Efeso, di Paolo a Efeso, non è quella del secondo viaggio, ma del terzo. Nel secondo viaggio Paolo ha scartato Efeso, è andato su a nord, a Troade, vicino all'antica Troia, e di lì si è portato in Europa, Filippi, eccetera. Ma poi nel terzo viaggio lui si troverà a Efeso, ed è possibile che in quell'occasione lì, da Efeso, lui abbia scritto una lettera ai Filippesi. La distanza da Efeso a Filippi è molto minore di quella da Roma a Filippi, pensate un po'. Comunque, ecco, difatti dice poi, desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. Qui menziona il pretorio era il luogo a Roma della guardia imperiale, ma nelle province era il luogo, la sede del governatore. Anche Ponzio Pilato aveva il pretorio. Ecco, quindi è un termine generico, non direi un termine specifico, ma nel senso che fa riferimento alla sede del governatore. Efeso era la capitale dell'Asia, ecco. Quindi è verosimile perlomeno che si debba pensare a Efeso. Comunque, dire pretorio vuol dire anche luogo di detenzione, perché c'erano degli spazi adibiti a coloro che venivano condannati dal pretore. Il console di Asia era denominato legatus pro pretore, alla maniera latina. Non è un console, insomma, legato vuol dire che fa le veci, insomma, ecco, del legatore. Ma in tal modo la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono a annunciare senza timore la parola. Vedete proprio che la testimonianza di Paolo incideva, insomma, no, sulle persone con cui veniva a contatto, al punto che ancor più ardiscono a annunciare senza timore la parola. Qui non dice l'Evangelo o che cosa, la parola. Nel libro degli Atti in alcuni casi si parla poi della parola che cresceva. È un modo sintetico quanto mai per dire l'annuncio evangelico, ma che è la parola per eccellenza, la parola di Dio. Noi la parola di Dio la usiamo come dizione liturgica, no? Dopo le letture della messa. Io poi ho mai capito perché dopo l'epistola si dice parola di Dio, dopo il Vangelo si dice parola del Signore. Comunque, lasciamo stare, non si indacchiamo i liturgisti. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quindi qui non è la parola, è il Vangelo, l'Evangelio. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Qui è un riferimento non perspicuo, come invece lo è nella lettera ai Galati. Quelli che esprimono un'ermeneutica, un'interpretazione del Vangelo non conforme a quella paolina. C'è un'ermeneutica giudeo-cristiana che pone le opere e quindi l'osservanza della legge sullo stesso piano della fede. La lettera ai Galati è tutta una polemica contro questa comprensione delle cose. Con i Galati 5:1 Paolo scrive: per la libertà Cristo ci ha liberati. Che libertà è quella? Non è propriamente la libertà dal peccato, è la libertà dalla legge, cioè da un criterio estrinseco
che ti si impone, in modo che tu aderisci e ti identifichi quasi con quel criterio, tanto da vantarti davanti a Dio, come il fariseo della parabola, no? Oh, io non sono come gli altri, eccetera, cioè io osservo la legge. Questo è il contrario di Paolo. Non per nulla in quella parabola là di Luca, Gesù finisce dicendo che costui, cioè il pubblicano, tornò a casa giustificato. È l'unica volta che nei Vangeli si trova il termine giustificato, che è tipico del linguaggio paolino, la lettera ai Galati, la lettera ai Romani soprattutto, cioè reso giusto, al di là delle sue presunzioni, senza nessuna apprensione sua, insomma. Comunque, ecco, qui evidentemente che Paolo, nella lettera ai Galati è evidente, ma anche altrove, in altre chiese, Paolo doveva avere alle calcagna dei predicatori, diciamo così, degli interpreti del Vangelo contrari a lui. Guardate che Paolo nella storia della Chiesa non ha sempre vissuto buone stagioni, vabbè, non approfondiamo. Ma questo che importa, purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro. Guardate un po', nella lettera ai Galati era proprio forte, persino rude contro gli avversari, cioè. Qui addirittura io me ne rallegro, perché l'importante è che venga predicato Cristo. E ora continua, dice, perché in ogni maniera dunque Cristo venga annunciato. So che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera, all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Mi trovo anche da dire questo costrutto Spirito di Gesù Cristo è nuovo nelle Sacre Scritture, perché nell'Antico Testamento si parla sempre dello Spirito di Dio, o di meno, Spirito Santo. Paolo è il primo che invece attribuisce allo Spirito, il pneuma, la ruach in ebraico, a un essere umano, che è Cristo, Gesù, cioè Cristo non è il nome, Cristo è un titolo, che però poi diventa un nome nella prassi cristiana, a Gesù come Cristo, come Messia, cioè come unto del Signore. Lo Spirito è condiviso, nell'ottica di Paolo, tra Dio e un uomo, di cui già Pietro a Pentecoste dice che siede alla sua destra, siede alla destra di Dio. Ecco, servirà, sono infatti che questo servirà alla mia salvezza. Tra l'altro questa è l'unica frase che fa riferimento a un testo dell'Antico Testamento. Nella lettera ai Filippesi non è mai citato l'Antico Testamento, come anche nella prima Tessalonicesi, perché evidentemente i suoi lettori non lo conoscevano, o non lo conoscevano ancora. Cioè, però è importante adeguarsi all'uditorio, no? Con cui si ha a che fare. È inutile citargli Platone se non sanno neanche chi è Platone. Così qui è inutile citare l'Antico Testamento, questa frase che viene dal libro di Giobbe. Cioè, loro non lo conoscono, quindi la dice en passant, ma non la utilizza come argomentazione del suo discorso, insomma. Viene scoperta poi dagli studiosi, dai biblisti, eccetera, ecco, che la si ritrova appunto nel libro di Giobbe. Ma invece la lettera ai Galati o anche la lettera ai Romani, ecco, sono piene di rimandi all'Antico Testamento, a partire da Abramo, a Mosè, via di questo passo. Invece in questa lettera non c'è l'Antico Testamento, non c'è. Io tra l'altro ho imparato da poco tempo, 2 o 3 mesi, che nella Chiesa orientale, ortodossa, ma non solo, nelle letture della Messa non si legge mai l'Antico Testamento. Come prima lettura, no? Poi c'è il Vangelo, ma come prima lettura si leggono solo le lettere di Paolo, magari quelle di Giovanni o gli Ebrei, insomma, ma non l'Antico Testamento. È una cosa che mi ha impressionato. Perché anche noi come cristiani dobbiamo stare attenti a non mettere l'antico sul piano del nuovo. Che
l'acquisizione dell'Antico Testamento avviene come in un secondo momento, avviene a partire dalla fede cristiana. Un ebreo non citerà mai il Nuovo Testamento, ma un cristiano cita l'Antico Testamento perché appartiene alla, ai precedenti, alla preparazione, eccetera, ecco, ma riconosciuta in seconda battuta. Ma insomma, ecco, non voglio dilungarmi, sta di fatto che in questa lettera Paolo non cita mai l'Antico Testamento. Per me infatti, ecco qui la, la frase che dà il titolo al nostro calendario, insomma. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose, ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Poi un secondo momento. Quindi, per me il vivere è Cristo. Questa frase ha un senso leggermente diverso da quello che abbiamo visto nella lettera ai Galati al capitolo 2, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Celebre frase di Paolo 2:20, insomma. Là, il senso della frase è di carattere, di tono, tra virgolette, mistico, a indicare una identificazione del Paolo, di Paolo o del credente in generale, con Cristo. Qui no, qui il soggetto della frase non è Cristo, come è tra i Galati, il della frase è vivere. Per me infatti il vivere è Cristo, cioè Paolo intende la vita spesa per Cristo, in funzione di Cristo. Quindi in prima battuta non c'è questa prospettiva mistica, ma c'è una prospettiva, ma come dire, apostolica, missionaria, insomma, di impegno evangelico, ecco, diciamo così, che si spiega bene come conseguenza dell'identificazione avvenuta con il battesimo e con la fede, avvenuta con Cristo, che è il dato primario questo, fare un tutt'uno con Gesù Cristo, questo è il dato primario. Ma di qui scaturisce l'impegno apostolico, ecco, di Paolo, non per nulla, quando invece di dire il nome Paolo, a volte si dice l'apostolo, no? Magari con la A maiuscola, ecco, l'apostolo per eccellenza non è Pietro, è Paolo. Pensate che noi non conosciamo di Pietro, non conosciamo neanche che lui abbia fondato una sola chiesa, non ci è noto. Di Pietro non ci è noto, negli Atti degli Apostoli non si racconta nessuna fondazione di una chiesa da parte di Pietro. Sì, c'è il battesimo del pagano Cornelio, Atti 10, ecco, ma una chiesa così ben ubicata come Filippi, Tessalonica, Corinto, Efeso, c'è nulla. Impressionante. La versione del testo del Vangelo di Matteo dice: tu sei Pietro, edificherò la mia chiesa. Anche le chiese paoline sono la chiesa di Cristo, in ogni caso, ecco, non è che Paolo faccia da padrone sulle sue chiese, ecco. Spende se stesso per le chiese, va bene. Ma Paolo è stato fondatore di varie chiese, alcune a cui non ha indirizzato nessuna lettera, sono quelle fondate durante il primo viaggio missionario, raccontato in Atti, capitolo 13 e 14. Iconio, Listri, Derbe. Non c'è nessuna lettera Antiochia di Pisidia, anche, non c'è nessuna lettera indirizzata agli iconiesi, ai derbiti, non so, ecco.
però ne ha fondate parecchie. Ecco, di Pietro non sappiamo nulla. Certo, non ha fondato la Chiesa di Roma, ma questo è un discorso che verrebbe parlando della lettera ai Romani. La Chiesa di Roma è stata fondata da degli sconosciuti. Forse la coppia Andronico e Giunia, di cui si parla ai Romani nel capitolo 16, 16, 7. Ecco, cioè, non occorre avere un grande nome per fondare una chiesa. L'importante è l'adesione al Vangelo, la predicazione, la testimonianza del Vangelo, ecco, questo può farlo chiunque. Quindi per me il vivere è Cristo, e questo diventa per Paolo, ok, ma diventa poi un programma per chiunque. Chiunque può dire e dovrebbe dire: per me vivere è Cristo, nel senso che Cristo informa, cioè ti dà la forma alla tua vita, a tutto quello che fai, ne intendiamo, non è che debba solo predicare il Vangelo. Paolo lavorava, questo non viene tenuto in conto. Paolo, quando andava in queste città, si portava presso gli strumenti del tessitore. Si fa sempre la distinzione tra Pietro il lavoratore e Paolo, come dire, insomma, il maestro, lui non usa mai il termine maestro, Paolo il pensatore. Ma scusatemi, ma è stato molto più lavoratore Paolo che non Pietro. Perché Pietro era lavoratore come pescatore, ma questo quando c'è l'acqua, c'è il lago in Galilea. Ma non, nessuna notizia che Pietro sia andato a pescare nel mare Egeo o nel mare Adriatico o nel mare Tirreno. Invece Paolo si portava con sé gli strumenti della tessitura, delle trame, come si chiamano questi temi? Cioè, com'è? Sì, ma un telaio, ma questi strumenti che servono per il filo, tessere. Ecco, sì, vabbè. Ecco, quindi lo dice nella seconda lettera ai Corinti: io non ho voluto essere di peso a nessuno di voi. Si è mantenuto da solo con il suo lavoro. Non si fa molto caso a questa cosa. Sta piuttosto dietro le quinte, ecco, ma è fondamentale, Quindi, anche in questo il vivere è Cristo, perché anche l'impegno materiale viene fatto in funzione della testimonianza evangelica, insomma, o del non pesare sulle comunità, anche da fini ecclesiali, diciamo così, ecco, no? Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Questo lavorare può riferirsi anche solo alla predicazione del Vangelo, però tenendo presente, insomma, tutta la biografia di Paolo, può anche significare il lavoro di tessitore che lui faceva. Ecco, sono stretto tra queste due cose: un desiderio di lasciare questa vita. Qui c'è il famoso cupio di Solvi, non so se avete sentito questo cupio di Solvi, desidero, che a volte viene citato in maniera impropria, come a proposito di chi vuole finirla con questa vita, ecco, no? Anche in senso drammatico, no? di non dico di suicidio, ma quasi, ecco, cupio di Solvi, non ce la faccio più, ecco, per questo è falso. Qui dice lasciare questa vita. Il verbo greco che usa Paolo, analysai, analyo, viene usato per la nave che toglie l'ancora per prendere il largo, o viene usato per chi ha piantato la tenda, poi la arrotola di nuovo per partire e andare in un'altra direzione. Quindi analyo, ecco, sciogliere, ecco, sciogliere le vele della nave, oppure sciogliere gli strumenti che ti legavano a un certo posto, insomma. Ecco, quindi, due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, Guardate, qui c'è sempre la questione del cosiddetto stadio intermedio, cioè tra la morte
e la risurrezione finale, qual è la sorte del defunto? Dal punto di vista ebraico classico, cioè della scomparsa totale. Dal punto di vista greco classico, c'è la sopravvivenza, la cosiddetta immortalità dell'anima, di Socrate, Platone, via di questo passo. Ma là non c'è il tema della risurrezione, il giorno di Cristo, là non c'è. Ecco, ci sono degli elementi nel Nuovo Testamento, come questo qui, che sembrano combinare insieme le due cose. Quindi, lasciare questa vita per essere con Cristo. Tanto in Paolo ci sono questi due sintagmi, questi due costrutti: vivere in Cristo e essere con Cristo. L'in Cristo connota la vita attuale, l'essere con Cristo connota la vita post mortem, diciamo così. Quindi lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Qui c'è il problema, tutto il problema dell'antropologia paolina o cristiana in genere. Paolo non fa mai la distinzione netta tra anima e corpo, non c'è mai. Tutta più in 2 Corinti 5 parla dell'uomo esteriore e l'uomo interiore. Alla finale della prima interzione si parla di corpo, anima e spirito, integra il binomio socratico, platonico, insomma. Nella fine del secondo secolo c'è un filosofo neoplatonico, Celso, contro cui ha scritto Origene, un trattato contro Celsum, in cui si testimonia che questo filosofo, Celso pagano, accusa i cristiani di essere filosomatoi, amanti del corpo, cosa che lui disapprova come platonico, perché il corpo nell'ottica platonica non ha valore, è un carcere, soma, sema, il gioco di parole in Platò, sema, soma il corpo, sema è il monumento funebre, insomma, diciamo così, soma sema esti. Invece i cristiani sono filosomatoi, c'è un'antropologia che non è dualista di contrapposizione, ma è di sintesi. Tommaso d'Aquino arriverà a dire che anima mea non est ego, la mia anima non è il mio io. San Tommaso d'Aquino, Quindi rimanere nel corpo vuol dire rimanere in questo stato di vita nota a tutti, che è vita attuale, la vita storica, diciamo così, non metastorica. Per solo di questo so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Se la fede non è gioiosa, che fede è? Una fede musona non è una fede cristiana, diciamolo. Diciamolo con chiarezza, ecco. Ecco, questo vuole fare Paolo. Vivere, per me vivere è Cristo, ma in realtà è vivere per Cristo, ma vuol dire anche vivere per Cristo, comporta di vivere anche per gli altri, ecco, diciamo così. Questo è quello per la comunità cristiana, i figli, insomma. Quindi non è una vita rinchiusa in se stessa, ma è una vita aperta, il cristiano è per definizione aperto all'esterno di sé, è estroverso, usiamo questo termine, del resto Gesù non è mai stato un introverso, è sempre vissuto per gli altri.